Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Dragorosa, un deck veramente molto divertente che ha ricevuto supporti nell'ultima espansione uscita, ovvero Leov. Qualche giorno fa ho portato sul canale il video delle combo base di questo deck, ma da allora la decklist è un po' cambiata ed è per questo anche che ho tardato a farla uscire, in quanto ho deciso di levare il reparto drago per inserire il reparto pianta che ho trovato particolarmente utile. Tra l'altro, grazie al reparto pianta, a me sembra che il deck bricchi un po' di meno. Detto ciò, passiamo al main deck composto ovviamente da 40 carte. Non mi soffermerò molto su tutti gli effetti delle singole carte, anche perché ho portato appunto il video delle combo in cui spiego la stragrande maggioranza degli effetti delle carte che vedete qui. Partendo dalla prima carta, 3x del Drago Rosarox, una delle carte nuove, carta veramente molto utile. Sul normal o special ci permette di addare una carta che nel testo indica Drago Rosa Nera quando è nel cimitero e uno o più mostri sincro pianta oppure uno o più mostri Drago Rosa vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, lo possiamo riprendere in mano. Poi il Rosa Bianca. Quando viene evocato normal ci permette di evocare specialmente un altro drago rosa dalla mano o dal cimitero. Se controlliamo un tuner drago oppure un tuner pianta lo possiamo specialare. Quando viene mandato al cimitero come materiale sincro ci permette di mandare al cimitero un mostro di livello 4 o superiore che sia però mostro pianta, il che torna parecchio utile con alcune carte. Doppia copia del Dragorosa Rossa, quando viene utilizzato come materiale sincro ci permette di evocare un altro Dragorosa dal deck o dalla mano. Se viene utilizzato come materiale sincro per l'evocazione sincro di un Dragorosa Nera o di un mostro pianta ci permette di aggiungere la rosa ghiacciata che gioco in monocopia dal deck alla mano. Poi 3x della Strega Rosa, Carminio, carta che ho trovato molto utile, alcuni non la giocano in triplice copia, però magari giocano altre carte. Io invece ho deciso di giocarla in triplice copia perché quando la evochiamo poi la possiamo tributare per addarci la strega della rosa nera e mettere in cima al deck un mostro pianta e andremo a mettere la maggior parte delle volte la fata delle rose. Inoltre ci permette di evocare normalmente la strega della rosa nera, il che significa che poi andiamo ad evocare la strega della rosa nera che ci porta dal deck alla mano la prima carta che sarà la fata delle rose che poi andremo ad evocare specialmente, così ci ritroveremo sul terreno la strega della rosa nera che è un tuner di livello 4 e la fata delle rose che è un livello 3. Fata delle rose che gioco in duplice copia perché non solo ce la possiamo portare con la strega rosa Carminio da deck a mano, ma abbiamo anche altri modi per portarcela. Poi la strega della rosa nera, lei in duplice copia, essenzialmente appunto va in combinazione con la strega rosa Carminio. Doppia copia della fata rosa scura, quando un mostro tuner viene evocato specialmente, la possiamo evocare specialmente dalla mano. Se è nel cimitero, questo qualche volta torna utile. Possiamo mandare una carta dalla mano, dal terreno al cimitero per metterla in cima oppure in fondo al deck. Monocopia della ragazza rosa. Se uno o più mostri pianta che controlliamo vengono mandati al cimitero, la possiamo evocare specialmente. Quando è nel cimitero, la possiamo riaggiungere alla mano se sul terreno c'è un mostro di tipo pianta. Gli effetti sono utilizzabili solo una volta per turno. Poi il reparto appunto pianta, 3x del bocciolo di fuoco solitario, doppia copia di scorpione e monocopia di cobra. Il bocciolo di fuoco solitario è veramente una carta utilissima, sia perché con il suo effetto lo possiamo tributare per andarci ad evocare scorpione che a sua volta ci porterà sul terreno cobra che poi a sua volta ci farà prendere la fusione istantanea, quindi se decidiamo di utilizzare il suo effetto per andare ad evocare scorpione, poi ci ritroveremo sul terreno sia scorpione che cobra, più la fusione istantanea in mano, il che significa che magari con loro due possiamo andare a fare punto pecora, andare ad utilizzare la fusione istantanea per fare il mostro marino di Teseo, carta che gioco ovviamente in monocopia,
che è utile perché è un livello 5 ed è un tuner, inoltre è un mostro fusione, quindi nel caso si fa questo giro di carte poi punto pecora attiverebbe il suo effetto, e dato che lo evochiamo ovviamente in una zona linkata da punto pecora, possiamo evocare specialmente un mostro di livello 4 inferiore dal cimitero. Comunque il bocciolo di fuoco solitario può essere utilizzato anche per l'evocazione ad esempio della strega rosa Carminio, quindi lo possiamo andare a tributare per evocare la strega rosa Carminio e attivare poi l'effetto della strega rosa Carminio e fare tutte le combo del caso. Poi monocopia di spora, abbastanza utile come carta. Quando è nel cimitero possiamo bandire un mostro pianta dal cimitero e evocarla specialmente e aumentare il suo livello del mostro che abbiamo bandito. Monocopia del campione del mondo peso carota, anche questa è una carta che è utile quando ce l'abbiamo nel cimitero perché ci permette di mandare un mostro di tipo pianta dalla mano scoperto sul terreno al cimitero per evocarlo specialmente, anche se l'effetto è utilizzabile solo una volta per turno. E la generator della luce Mardel, boss generator della luce, volendo in questa versione può essere anche tosta. Io ho deciso di comunque tenerla all'interno del deck perché porta un mostro pianta dal deck alla mano, quindi è abbastanza utile, e poi la possiamo utilizzare per andare ad utilizzarla appunto per fare qualche evocazione dal extra deck come entrap 3x di Ash, e gioco anche il 2x di non più sovrano scuro più richiamato dalla tomba. Poi monocopia di rosa ghiacciata e triplice copia di Shot, anche lei nuova carta uscita in Leov. Monocopia del giardino nero, occhio alla carta quando la utilizzate perché vi servono sempre un certo numero di segnalini, quindi dovete stare attenti a contare. Monocopia della sepoltura sciocca, veramente utile per mandarci al cimitero qualche carta che poi possiamo utilizzare appunto dal cimitero. Per quanto riguarda l'extra deck, monocopia del mostro marino di Teseo, ultimaia drago rosa Carminio, il selvaggio calibro carica, monocopia anche del drago sincro alla cristallo, è molto facile andare a fare loro due, averli tutti e due sul terreno. Monocopia del drago luce lunare rosa nera, monocopia ovviamente del drago rosa nera, la monocopia anche dell'imperatrice delle fioriture, carta utile quando la facciamo, ci fa da reborn per un mostro pianta di livello 5 o superiore, quindi magari ci possiamo andare a rebornare lei, o anche volendo la maiden in quanto è mostro pianta di livello 5. Poi maiden e flora, e come reparto link Fibrax, drago rosa incrocio, la cross ship, poi sigillo ieratico delle sfere celesti e la monocopia di Elpi. Volendo può essere giocato appunto il reparto drago composto dal Brotaur, il drago metallico scuro occhi rossi oppure il drago spirale galassia numero 38, e ovviamente può essere inserito Monster Reborn, io l'ho tolto per giocare a 40. Quindi ragazzi, questo è tutto per questa profile, spero che il video vi sia utile. Partite da questa decklist e poi modificatela comunque a vostro piacimento, comunque provate il deck sempre e vedete come vi trovate con le varie carte, e noi ci vediamo comunque ad un prossimo video del canale.